sicuramente stiamo andando verso un'innovazione molto forte in termini soprattutto di sostenibilità dei processi produttivi, sostenibilità dei beni, sostenibilità dei prodotti e sostenibilità dei servizi che vengono erogati e utilizzati dai cittadini, che sono quelle che poi soddisfano poi i bisogni di tutti e che creano poi il prodotto per le imprese. Il processo guarda quindi allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti climatici, all'innovazione in questi contesti. Come ho detto nei saluti iniziali, ben il 35% del budget del prossimo programma Orizzonte Europa di supporto allo sviluppo, alla ricerca e allo sviluppo è dedicato ai cambiamenti climatici, è dedicato al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.